Rio, Sergio, Sergione, 19 agosto del 56, Lecce, dal 78 al 90, difensore, 377, 24, 4 campionati, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa Europea, una Coppa Intercontinentale e 3 Coppe Italia. Io fin da piccolo ci ho sempre creduto nel fare il calcio e mi sono sempre riproposto di dire: io faccio tutti i sacrifici per fare il giocatore. Per fortuna, ringrazio Dio, ci sono riuscito, e quindi grazie anche alla mia volontà, solo la volontà. 12 titoli, una bella soddisfazione, perché per una tifosa della Juventus, nato al sud, e già arrivare alla Juventus e giocare nella Juventus per tanti anni era già un successo, poi vincere tutto quello che ho vinto per me è stata una grandissima soddisfazione. Butto una troccolo perché molto probabilmente non ero molto elegante, però d'altra parte i difensori sono un po' così, no? Sono un po' brutti da vedere, però l'importante è che siano sempre concentrati, sempre attenti, e io in queste doti c'ero nella concentrazione. Non avrò avuto grandi doti tecniche come Platini, però quando io entravo in campo ci mettevo tutta la concentrazione, dal primo al novantesimo, applicazione e seguire gli ordini dell'allenatore. Il primo anno che sono ritornato alla Juve nel 78 ho fatto la mia prima partita nel marzo del 79, quindi sono stato praticamente 9 mesi senza mai giocare una partita con la Juventus ufficiale, senza mai esordire. E in questi 9 mesi sa qualcosa tra Trapattoni, che dopo tutti gli allenamenti mi prendeva per farmi della tecnica individuale per mezz'ora, tre quarti d'ora, tutti i giorni. E io mi sono applicato e sono messo lì e dico: vabbè, non gioco, però cercherò di migliorare tecnicamente. Quindi mi sono applicato negli allenamenti per vedere di migliorare, per vedere di sgraziare questo fisico, e quindi l'allenamento per me vuol dire tantissimo, l'applicazione. Carlo Sassi, ci sono stati delle polemiche di Laurenti, non solo con me, anche con la società, col presidente Boniperti, perché tutte le volte facevo qualche cosa, ovviamente Carlo Sassi mi metteva in primo piano. Non dico di essere stato uno stinco di santo, sfido qualsiasi difensore a dire che è stato uno stinco di santo, ma delle volte succedevano delle cose molto più gravi di quelle che io facevo, che il signor Carlo Sassi non faceva vedere. Il presidente mi chiamò e mi disse: ma guarda cosa sta succedendo, e adesso basta, non andate più alla RAI, perché ci hanno preso di punta e non va bene questa situazione qua. E quindi non ci proibì per un periodo di tempo di andare alla Domenica Sportiva o rilasciare interviste per la RAI. Tutti hanno imputato a Trapattoni di essere un difensivista, invece non era niente vero, perché noi giocavamo in quattro dietro, con io Scirea centrali, che Scirea quando vinceva l'uomo si spostava dietro e faceva il libero, e due esterni, Gentile e Cabrini, che tenevano le loro posizioni e andavano giù e scendevano sulle fasce, e anche se l'uomo di Gentile andava a sinistra, Gentile rimaneva a destra e Cabrini rimaneva a sinistra. Quindi era una difesa molto moderna, al di là di quello che diceva la critica su Trapattoni. E quindi mi sono trovato a giocare con grandissimi campioni, compagni di reparto anche con Scirea, che ci capivamo al volo, ci parlavamo molto in campo, e io dovevo prendere ovviamente l'uomo che veniva nella nostra zona, e lui si staccava perché se mi fosse andato via doveva riparare lui. Ero molto critico con me stesso. Con gli elogi dice: sì, ho fatto bene, ho fatto quello che devo fare, ho fatto il mio mestiere, però domani è un altro giorno. Non ci pensavo tanto, magari mi potevano dare anche un pochino più di sicurezza, però ci facevo più caso forse alle critiche, che le sentivo di più. Gli elogi per me
è come se avessi fatto una partita per bene, ho fatto bene e basta, ho fatto la mia normale attività, il mio no normale dovere, e quindi non mi toccavano veramente. Franco è nato a Lecce come sono nato io, siamo usciti dallo stesso allenatore che purtroppo è mancato diversi anni fa, quindi ci legava anche questo tipo di affetto, di radici meridionali anche. Claudio Sala sul barone Causio. In campo è uno che cerca di dare il massimo, cercando di soddisfare anche delle esigenze così di platea. Il primo compagno che ho avuto quando sono arrivato alla Juventus, Trapattoni, mi mise in camera con lui. È stato veramente un compagno di squadra eccezionale. Ho dei ricordi magnifici di questo giocatore e di questo uomo. Un po' scorbutico, può sembrare all'apparenza, subito, ma però ha un cuore grandissimo. È una persona che se ti può fare un favore te lo fa volentieri. Mi ricordo sempre l'episodio dell'esordio mio in Serie A contro il Napoli. Lui prima della partita mi chiamò, 5 minuti prima che entrassimo in campo, mi chiamò e mi disse: guarda, oggi incontri Savoldi. Se io ti dico che quando ti vedo in allenamento sei veramente grandissimo e tu non gli fai toccare palla perché conosco Savoldi, conosco te, ti dico che tu se giochi come sai giocare in allenamento non hai problemi oggi. E oggi gioco soltanto per te, perché ogni punizione che c'è, che ci sarà, io ti guarderò solamente te per farti far gol. Quindi gioca tranquillo e vedrai che farai una grandissima partita. E così fu, per poco non feci gol anche su punizione. Perfino il debuttante Brio, al quale era stata affidata la custodia di Savoldi, si è portato in area azzurra e con un po' di fortuna avrebbe forse colorito di clamoroso il suo esordio. Non finirò mai di ringraziarle, grazie Franco. E ovviamente la mia prestanza fisica mi ha aiutato perché un ragazzo di 1,90 va nell'area di rigore, cerco sempre di tenerlo, spingerlo, farlo strattonarlo per non fargli prendere la palla. Io ero facilitato dall'altezza nel gioco aereo, ero forte e quindi. E poi avevo uno share nell'area di rigore, magari toccavo 5 palle su 5 palle in tutto magari il campionato, 10 palle ne buttavo dentro 2 o 3, quindi era un grande share. Quindi avevo questo buon rapporto col gol, gol pesanti anche, perché ho fatto gol importanti in partite importanti. E su punizione di Vignola, Brio gela gli ardori avversari. Molte volte ho fatto più gol di piede che di testa. Tutti dicono che facevo tantissimi gol di testa, sì, ne ho fatti tanti, ma di piede ne ho fatti anche tanti. Scirea anche veniva dentro a saltare, tornava a Curino magari a fare il libero, o Bonini a fare il libero, quindi e studiavamo durante la settimana delle situazioni di palle inattive che potessero consentirci dei benefici, visto anche la predisposizione di qualche giocatore, di qualche difensore che era predisposto anche a far gol. Da giovani, e vuoi fare il giocatore, sogni sempre di conquistare la Coppa dei Campioni. E purtroppo questo fatto ci è successo proprio in una serata triste, una serata dove abbiamo perso 39 dei nostri tifosi, purtroppo, e noi non sapevamo niente prima della partita. Sapevamo soltanto che ne era morto uno e non solo della situazione globale. E una serata triste dove non auguro a nessuno perché la vita conta più di ogni altra cosa. Accanto a me il responsabile della UEFA che mi conferma che ci sono 36 morti, mentre un'altra notizia che mi lascia piuttosto sconcertato è che la partita si giocherà. Sarebbe successo un pandemonio se non si fosse giocata la partita, perché la gente era arrabbiata, addirittura prima della partita Scirea e noi siamo dovuti andare nella curva della Juventus a calmare i tifosi della Juventus che erano già allarmati. Ci fu la riunione d'urgenza della commissione UEFA che Boniperti si permise di dire che lui la partita non la voleva giocare, gli dissero che se non l'avesse giocata si sarebbe preso lui la responsabilità di eventuali incidenti e morti successivi. A quel punto la Juve è stata costretta a giocare la partita e l'UEFA disse che la partita era valida. E
sul campo vinci una coppa che tu aspetti da tantissimi anni, che poi ovviamente questa coppa è sempre stata un po' sfortunata per i tifosi della Juventus, per i giocatori, e tu la conquisti dopo una grandissima battaglia. Vi posso assicurare che in campo c'è stata veramente una battaglia contro gli inglesi, poi vieni a sapere di questa situazione. Mamma mia, sono momenti tristissimi, sono momenti tristissimi della tua carriera, della tua vita. E ripeto ancora una volta, io sono sempre più convinto di quello che dico, che la vita viene più prima di tutte le altre cose. Coppa Intercontinentale voleva dire raggiungere una vittoria che ti consentiva di essere la squadra più forte del mondo in tutti i sensi. Noi arrivavamo con una squadra fortissima, con grande Platini, grande Laudrup, una squadra veramente forte, e aveva conquistato negli anni prima la Coppa delle Coppe, la Supercoppa Europea e la Coppa dei Campioni. Facemmo una grandissima partita che finì 2-2 con l'Argentino su Union, e fu una partita bellissima, del gol di Platini che all'unlato, che poi ci fu l'immagine, lui si mise per terra col gomito appoggiato, con la mano appoggiata sul mento, che è come per dire: non è possibile che l'arbitro mi annulli un gol del genere, che fece un gol veramente strepitoso. Andammo ai tempi supplementari e la partita non si sbloccò e andammo ai rigori. E io, come nella lista di Trapattoni, come sempre nella lista di Trapattoni, ero il primo a battere i rigori, e io dissi dentro di me: Madonna, adesso mi tocca andare a battere il rigore. Andavo con un certo che di tentennamento, di ansia, perché sai, andare a tirare un rigore nella finale di Coppa Intercontinentale non è facile, e quindi ero un po' preoccupato. E la molla che mi ha fatto sbloccare è stato Trapattoni, che mentre mi dirigevo a prendere la palla per andare a tirare questo calcio di rigore, mi passò vicino a Trapattoni e mi disse: Sergio, mi raccomando, tiralo come l'allenamento, vedrai che non lo prende, tiralo in una stecca come sei tu, vedrai che non lo prende neanche. E quello è stato il momento che mi ha dato carica. Signori, siamo giunti ai rigori. Inquadrato Brio, lo stop al Juventino, tiro e rete. La gioia è stata quando abbiamo vinto tutti quanti, e la Coppa è stata veramente un tripudio, perché ovviamente vincere una simile competizione per la prima volta la Juventus è stata veramente una grandissima soddisfazione. Il 29 aprile 90, l'ultima partita in Serie A mia con la Juventus, si Lecce. Dicevo basta, perché se fosse andato in un'altra società giocava il nome, non giocava Brio come calciatore, perché il meglio di me stesso l'avevo dato in questa società e non era più il Brio che tutti si ricordavano. Mi venne a riprendere mia sorella dopo la partita e dal tragitto, perché rimasi a Lecce, e nel tragitto dallo stadio alla casa io mi mise a piangere perché ero consapevole che la mia carriera era finita a Lecce, proprio dove avevo iniziato con la Juventus, e quindi mi scapparono anche delle lacrime. Non piaceva avere queste maniche lunghe, sembrava che mi dessero fastidio, e quindi mi arrotolavo le maniche perché mi sentivo più freddo, magari per essere più in partita, per cercare di essere più sveglio, forse gli dà quella sensazione quando uno si arrotola le maniche, vabbè, diamoci da fare perché adesso tocca a noi lavorare. Solo per questo, non c'è nessun altro motivo. A qualcuno che mi chiede perché, delle volte scherzosamente gli ho risposto: perché io sono nato in Svezia e quando giocavo in Italia per me era caldo, quindi sentivo caldo e mi arrotolavo le maniche. Era un modo scherzoso di fare una battuta. Grandi attaccanti li ho incontrati tutti. Il più grande secondo me rimane Van Basten, perché io giudico l'attaccante grandissimo quanto più completo è. E Van Basten aveva tutte le caratteristiche: essendo alto, altissimo come me, era rapidissimo, destro, sinistro, colpo di testa, grande rapidità e grande corsa. Quindi cosa ci vuole più di un grande giocatore? Tecnica sopraffina, quindi giocatore veramente completo e da veramente da rabbrividire. Ci sono i cattivi stopper, ci sono anche i cattivi centravanti, però a fine partita tutti si stringe la mano e si diventa amici. Ecco, Tossena esce claudicante, un colpo con brio mi sembra. Come va, Beppe? Bene, speriamo che passi, solamente un colpo.
anche del mio duello con Pruzzo, tutti ne parlano. Io non ne volevo mai parlare, è vero, non è che fossimo amici, ci odiavamo. Ci pensa Pruzzo, indomito gladiatore fino al 90esimo, ad agguantare il 2-2, con uno splendido gol su rovesciata, fortissimamente voluto. Pruzzo delle volte ha fatto anche dei brutti falli, ma anche lui delle volte non è che fosse uno stinco di santo o non è che non parlasse in campo. Delle volte fanno più male le parole che le entrate in campo. Bisogna vedere anche con chi ha a che fare. Pruzzo è uno dei migliori miei amici e ha lavorato insieme a me in televisione e vi posso assicurare è una persona per bene. Un giorno mi chiama Zoff a casa e mi dice, mio compagno di squadra che era allenatore dell'Olimpica, mi dice: Sergio, sono Dino, senti, te la senti di venire nell'Olimpica? Perché qua tutti parlano di Nazionale A e non vorrei che tu venissi all'Olimpica e snobbassi la mia squadra. E io gli dissi: Dino, è inutile che tu mi dici così, se tu sai che se io vengo volentieri e se vengo con la passione e con la professionalità che tu sai sempre. Allora ti aspetto, e mi ha convocato nell'Olimpica. Abbiamo fatto un grande campionato europeo, mai perdendo nelle qualificazioni europee, avendo in squadra grandissimi giocatori come Verdi, Tassotti, Romano, Tricella, De Agostini, Tacconi. Poi Dino venne alla Juventus e passò Rocca allenatore della Nazionale Olimpica e non mi ha convocato per Seul. Ogni allenatore può fare le scelte che vuole, perché non mi sono mai osato di dire a un allenatore qualcosa sulla scelta tecnica, perché ogni allenatore può scegliere i giocatori che vuole. Platini è stato un grandissimo giocatore, è scontato dire questo, no? Ovviamente. E questo è stato un giocatore che ovviamente ha avuto il massimo successo quando è arrivato in Italia, perché si è trovato dietro 9 campioni del mondo, una squadra già pronta per lui, la ciliegina sulla torta. Ovviamente era un Platini che veniva dalla Francia, sì, era un grande campione, ma ancora non era consacrato come è stato consacrato in Italia e nel mondo quando ha giocato in Italia. Tecnica sopraffina, intelligenza, astuzia. Vediamo cosa ha fatto anche in questi giorni, no? Che carica ricopre in questo momento, quindi direi che è un giocatore veramente straordinario. Adesso se uno mi chiede: ma tu cosa fai in questo momento? Non so cosa rispondere, perché faccio tantissime cose. Ho avuto la passione per gli immobili e l'ho sempre avuta e lo sto continuando ancora adesso. E ovviamente mi divido fra Roma e Pistoia e più la domenica lavoro per la 7 digitale terrestre a trasmettere le partite. Sono uno che ha voglia di fare, di fare anche delle scommesse con se stesso e cercare sempre di fare dei programmi. Io credo che una persona che non ha un programma nella testa, penso che sia una persona che non ha stimoli. Io cerco sempre di programmare qualsiasi cosa, anche nuova, per cercare di essere attivo e di sentirmi vivo. Parliamo dei duelli negli anni 80 fra due grandi squadre, fra la Roma che annoverava grandissimi campioni come Tancredi, Falcao, Pruzzo, Bruno Conti, Nela, grandissimi campioni, quindi è riuscito a vincere uno scudetto contro di noi. Ci sono stati gli anni dei duelli, degli scontri fra Viola e Boniperti, delle polemiche, del centimetro in più, centimetro in meno. Abito spesso a Roma, ci sono tutti questi tifosi della Roma che sono un po' così ironici verso il giocatore della Juve, verso la Juve, con grandi battute che poi ovviamente ti fanno ridere. Ogni volta che magari passeggio ti trovi nelle vie del centro, senti sempre qualche battuta contro di noi della Juventus. Vuol dire che qualche ricordo l'abbiamo lasciato.
81 ci fu Juve-Roma e c'era una palla sulla destra difensiva che stava coprendo Scirea per farla uscire fuori, e che lo prestava Bruno Conti. A un certo punto Scirea si tolse e sta palla la prese Bruno Conti, la mise in mezzo nella rigore. Io stavo per la stoppa di testa, stavo per inviarla, Dino Zoffo nell'uscire me la stoppò lì, non ci capimmo, e la palla rimase a Falcao che fece gol a porta vuota. Ebbi un sacco di critiche da parte della stampa, fischi, e da parte sono incidenti che succedono a chi gioca. Come dice il vecchio adagio, mai stuzzicare il can che dorme. La Roma pungerà nel vivo l'orgoglio della Juventus e ne pagherà le conseguenze. La partita lì fu una grandissima partita, tanto attesa, che poteva decidere il campionato. E noi perdevamo 1-0 nel primo tempo, poi fece gol Platini. Ma non è finita. La Juventus trova d'incanto la grinta che le era mancata per un'ora e continua a sperare grazie a Brio. Sul gol dello stopper, i romanisti reclamano il fuorigioco di Platini. Però la domenica dopo hanno pareggiato e loro vinsero ancora, quindi passarono ancora in avanti loro e quell'anno vinsero lo scudetto, secondo me meritatamente, perché la Roma quell'anno fece un campionato strepitoso e, ripeto ancora una volta, con grandissimi giocatori. Sono stato un giocatore che ha avuto tantissimi incidenti, non sto qui ad elencarli perché ci vorrebbe 2 giorni per elencarli, perché passo per uno duro, poi gli incidenti li ho subiti io, e d'altra parte anche gravi e anche che mi hanno fatto star fermo per tantissimo tempo. Ho rotto anche il seno frontale con Scirea in Coppa dei Campioni a Praga, ho scontato il seno frontale in una palla che sembrava vagante, ci dai tu di testa, ci do io, ci ho dato io e ho preso Scirea sulla parte laterale della sua testa, ho spuntato la testa e quindi sono dovuto stare anche lì 3 o 4 mesi fermi. Quindi è sempre con la forza di reagire fermato, è sempre con la forza di reagire, con la grande forza di reagire. Dopo il primo anno di Torino, che venivo da Lecce, non ero pronto per i grandi livelli, mi hanno mandato qui a Pistoia per fare praticantato, si può dire, con 2 anni di Serie C e 1 di Serie B. E qui ho cominciato a studiare e a cominciare a fare le prime lettere come all'asilo, no? La prima elementare è la A, la B, la C, e questo mi ha permesso di cominciare ad imparare l'alfabeto, cominciare a scrivere, cominciare a entrare nei campionati che contano, anche se era di Serie C, ma quando conta il risultato non c'è campionato che tenga, conta il risultato e basta. E qui hanno cominciato a insegnarmi cos'è il calcio. E devo dire che pur vincendo tutti questi trofei che ho vinto, devo ringraziare Pistoia che nel mio piccolo ha formato un giocatore che prima non lo era, prima che arrivassi a Pistoia. Dopo l'ultimo anno di Serie B, risultato il miglior stopper della Serie B, c'erano tantissime squadre che mi volevano, invece il presidente Boniperti mi ha voluto a tutti i costi a Torino per rientrare alla Juventus. Io cerco di fare le cose con grande umiltà, senza presunzione. Vengo da una famiglia che non era povera e non era ricca, una famiglia che campava sulla quotidianità, sul lavoro, ha cercato di darmi un'istruzione nel bene e nel male, ha cercato di mandarmi a scuola e di farmi fare una vita onorevole, dignitosa. Quindi io ho cercato sempre di avere rispetto per tutte le persone e cercare di non mancare di rispetto e di cercare di fare tutte le cose che faccio con passione e con dedizione. Ma è facile perdere la testa, perché ovviamente uno che gioca a certi livelli con la Juventus per tanti anni magari può perdere anche certi equilibri. Sei giovane, sei famoso, guadagni un sacco di soldi, dici allora sono un fenomeno. Delle volte si può perdere anche la testa, se uno rimane con i piedi per terra penso che può fare tantissima strada. Io ho cercato di condurre la vita più normale possibile per cercare di mettermi a disposizione delle persone, e se mi chiedono un favore di cercare di farglielo, perché mi hanno insegnato che mettersi a disposizione delle persone e fare un regalo è più bello che riceverlo. Non volevo fare l'allenatore quando smisi di giocare, e mi convinse il presidente Boniperti di fare il corso a Coverciano per capire quali sono le tattiche, prendere delle lezioni anche sotto l'aspetto anche dell'allenatore. Lo feci,
e neanche finì il corso allenatore mi chiamò Trapattoni, che tornava a Torino e mi voleva come vice, suo vice nella Juventus. E così mi convinse ad andare a Torino e fece il vice allenatore della Juventus per 3 anni con Trapattoni e con il presidente Boniperti. Zivi Bonek, mostro di intelligenza. Dopo una settimana che era arrivato dalla Polonia, già parlava l'italiano con una lingua difficilissima che di sua proprietà, che era il polacco. Andare a parlare italiano dopo una settimana, mi sembra che bisogna essere delle persone intelligenti. Grandissimo giocatore, grandissima forza fisica, grandissima tecnica, e quindi si univa con l'estro fantasia tecnica di Platini, che era la pistola, e il proiettile era Boni, che quando partiva non lo teneva più nessuno. La partita con Liverpool della Supercoppa europea è una partita che anche lì con grandi difficoltà, perché aveva nevicato tantissimo sul Torino e c'era una neve incredibile in quel periodo. E poi invece la partita si fece in un clima surreale, perché questo pallone rosso, un campo innevato e contro una squadra fortissima che l'anno prima aveva vinto la Coppa dei Campioni. Facemmo questa partita con un grande spirito, facemmo un grande risultato sotto la maestria di Boni e Platini, che con i suoi lanci innescò questa grande velocità e potenza di Boni, che fece questi 2 gol. E da lì l'avvocato lo chiamò il bello di notte, perché ovviamente Zibi, quando era in Coppa dei Campioni, era un giocatore irriconoscibile. Ecco un attacco di Briaschi. C'è Rossi al centro dell'area. Briaschi. Cross di Briaschi. Ed è il raddoppio di Boniek. Per me Juventus vuol dire tutto. Vuol dire tutto, perché è stata la mia vita. Non posso cancellare 16 anni della mia vita con un colpo di spugna, perché ovviamente se dicessi questo sarei un ipocrita. La Juventus società per me mi ha dato tantissimo, ho dato, ma mi ha dato anche tantissimo, devo riconoscerlo. Ho conosciuto dei grandi personaggi, dei grandi uomini, perché prima di essere dirigenti, prima di essere calciatori, queste persone erano dei grandi uomini, e ho avuto la fortuna di starci 16 anni. Io credo che non esista lo stile di Juventus, io credo che lo stile una persona deve averlo dentro se stessa, perché c'è dei termini di educazione, di comportamenti che uno deve avere. Lo stile di Juventus uno lo deve avere dentro se stesso, nella vita comune, e saper vivere con le altre persone.